Grazie. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Anna. Grazie signor Presidente. Io non sono né l'agiografo di Benigno Zaccagnini, né voglio trarre conclusioni di carattere politologico come ha fatto il senatore Tonini. Voglio solo ricordare l'onest'uomo che credo vada ricordato nella sua essenza, ovvero di persona che ridiede ad un partito già lacerato dalle correnti e dal doroteismo imperante uno slancio che gli consentì di sopravvivere per qualche altro decennio. Sono abbastanza vecchio per dire che era un giovane dirigente della Democrazia Cristiana e che Zaccagnini deve essere ricordato non per quello che è stato utilizzato, ma per quello che è rappresentato nei confronti di quelli che non erano nomenclatura, quelli che erano semplici militanti, quelli che si opponevano ad una sinistra ancora venata di marxismo in un contesto politico che non era quello di oggi e dove ancora erano in discussione tra queste due grandi forze popolari il modello di Stato e di assetto istituzionale dell'Italia. Non vorrei che Zaccagnini passasse per un filo comunista, non vorrei che Zaccagnini, perché c'è questa abitudine delle appropriazioni postume di Zaccagnini e di altri che non possono essere giudicati ex post. Zaccagnini fu democratico cristiano, punto. Non fu altro e nessuno ne può riesumare la memoria per piegarlo alle attuali convenienze e contingenze, caro senatore Tonini. Zaccagnini concluse il suo dire al 13° congresso con questa frase: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E se oggi le istituzioni democratiche sono cresciute, lo dobbiamo ad un galantuomo dal nome di Benigno Zaccagnini. Grazie. Grazie. Allora, in via del senatore D'Anna, sempre su questo punto, prego, illustri. Siamo nella fase della discussione generale, sì, sì, prego. Sì. Sull'ordine dei lavori, quindi brevemente, per favore, senatore D'Anna. Allora, per esprimere che anche il gruppo CAL si associa alla richiesta dei colleghi di 5 Stelle che mi hanno preceduto, se mi consente, signor Presidente, una brevissima riflessione sul tema. La richiesta non è artificiosa, la richiesta, a quello che ho sentito dire dal senatore Malan e da altri, fa capo sulla impossibilità da parte dei componenti del Senato che dovrebbero votare da qui a poco una fiducia e quindi come tale che va a tagliare così ogni altra discussione, non sono nella condizione di conoscere alcuni elementi fondamentali su delle concessioni che non sono le concessioni per vendere i gelati fuori i cinematografi, ma hanno una portata e un'entità economica che afferisce ad un grosso gruppo diciamo privato e per una durata di 38 anni. Io auguro a tutti i presenti qua di esserci per il rinnovo tra 38 anni di queste concessioni. Noi qua dentro ogni tanto vogliamo spezzare la schiena alla malavita organizzata e facciamo benissimo,
ma quelli che consentono queste cose senza che se ne abbia contezza e senza che se ne possa discutere, come si possono definire se non persone che non hanno a cuore la trasparenza intellettuale? Per cui lei, come Presidente del Senato, dovrebbe tutelare il diritto dovere dei senatori di acquisire tutti gli elementi per poterla dare o non poterla dare la fiducia. In conclusione, noi ci troviamo di fronte, io lo dico al ministro Boschi, ma non lo dico perché voterò contro. Questo mi sembra il governo della clessidra. Cioè qua arriviamo alla fine dei provvedimenti dove si scentellina il granello di sabbia, un minuto in più, un minuto in meno, un'ora in più, un'ora in meno. Ma veramente noi vogliamo o voi volete che si possa governare una nazione su di un documento di questa portata e di questa complessità stando qui a vedere se c'è un'ora in più o un'ora in meno di discussione? Allora la domanda sorge legittima: che cosa avete da nascondere? Se ce lo dite, può darsi che noi ci convinciamo, non c'è niente da nascondere, ma i fatti sono opinioni testarde. Se voi andate sempre di fretta e non ci mettete in condizione di sapere, vorrà dire che c'è qualcosa di non detto. E allora se c'è qualcosa di non detto, se io volessi usare il paradigma che spesso si usa qua dentro a sproposito, dovrei dire che noi qua dentro ci rendiamo complici di qualcosa che non è né chiaro né trasparente. E dietro le cose opache credo si possano nascondere anche altre cose che non è detto dobbiamo leggere tra qualche mese o tra qualche anno nella cronaca giudiziaria. Prevenire è meglio che curare. Fateci sapere questo cavio perché si becca 38 anni di rinnovo di concessione di 19. Senatore Danna, la prego. Diteci almeno perché, dove e quando, se non avete niente da nascondere. Altrimenti fateci la cortesia, votatevela voi la fiducia. Grazie.